L'archeologia, quando nasce l'archeologia? L'archeologia nasce nell'Ottocento, perché dovete sapere che prima, quando si trovavano dei resti, delle rovine, per esempio dei vasi, eccetera, semplicemente li si prendeva e si vendevano, si compravano, si conservavano, eccetera, ma senza cercare di capire che nesso c'era fra questi vasi, questi resti, eccetera, e la storia dell'uomo. Non si usavano questi resti per capire bene la storia dell'uomo. Ancora nel Settecento, quindi nel periodo del neoclassicismo, per esempio un certo Winckelmann, che era un grande studioso, storico dell'arte, eccetera, apprezzava tantissimo i resti, le rovine degli antichi, erano appena stati fatti gli scavi ad Ercolano e Pompei, ma questi scavi avevano solo ed esclusivamente all'inizio un valore estetico, cioè interessava a Winckelmann solo la bellezza di queste statue, di questi affreschi delle ville pompeiane, per esempio, che erano emersi con questi scavi. Ma non interessava capire la storia degli uomini che appunto avevano abitato questi posti, questi luoghi. Poi, invece, nella seconda metà dell'Ottocento nasce l'archeologia, come noi la conosciamo. Quindi, questa disciplina in base alla quale si fanno questi scavi, si trovano questi vasi, questi resti, eccetera, ma per capire meglio il nostro passato, no? Ecco, il metodo archeologico si basa su una serie di passaggi, no? Che sono, prima di tutto, una ricognizione topografica, cioè prima di cominciare gli scavi si rilevano le tracce visibili, no? Alla luce delle nostre conoscenze, di quello che già sappiamo, no? Poi la stratigrafia, cioè durante lo scavo si studia la stratificazione prodotta nel terreno dagli agenti umani e naturali. Gli strati possono essere datati con metodi chimico-fisici. Noi possiamo stabilire con una certa precisione ad ogni strato, e poi c'è anche il metodo del radiocarbonio, esattamente. Per quello ci vogliono dei resti organici, però. Per il radiocarbonio ci vogliono dei resti organici. Sì. Comunque possiamo capire, ecco il motivo per cui sappiamo che in quello strato lì della città di Troia c'è stato un incendio intorno al 1250. Lo sappiamo con una certa precisione grazie a questi strumenti scientifici, chimici e fisici. Poi si analizzano i manufatti in base alle loro forme e funzioni, la tipologia, oppure alle figure della decorazione nel caso dell'iconografia. Si analizzano i reperti dal punto di vista del modo tecnico ed estetico in cui sono stati realizzati, si studiano i resti di piante e animali, ecco il radiocarbonio di cui parlavate voi, C14, ed eventualmente esseri umani e le componenti geologiche del sito, i fossili, no? Si indaga poi sulla natura della materia di cui sono composti i manufatti per scoprirne origini e sistemi di lavorazione. E quindi si deducono, grazie a questi manufatti, questi vasi, eccetera, si deducono molte informazioni utili anche per la storia. E così il lavoro dell'archeologo, sì, lui deve avere una conoscenza pregressa della civiltà di cui si sta occupando, come Schliemann conosceva la civiltà, conosceva l'Iliade, l'Odissea in modo particolare. Poi deve essere attento a tutti gli elementi del sito archeologico, cioè del luogo in cui vengono compiuti questi scavi, deve sapere interrogare però le sue fonti. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.